Il termine stalking, e quindi stalker, deriva dal verbo inglese che significa camminare furtivamente o in modo circospetto, come è solito fare il cacciatore in appostamento. Lo stalking è un reato introdotto dalla legge italiana all'articolo 612 bis del codice penale ed è indicato come atti persecutori. Gli atti persecutori consistono in comportamenti ripetuti di minacce e molestie nei confronti della persona, tanto da cagionarle un perdurante stato di ansia, di paura e di timore, sia per la propria incolumità o quella di un parente o di un'altra persona affettivamente legata, fino a costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita. Per spiegarlo, partirò da un caso concreto usando nomi di fantasia. Simone è preoccupata. Ha lasciato Marco per un altro ragazzo, ma Marco non si rassegna alla fine della loro relazione. Le invia messaggi, ora dolci, ora rabbiosi, a tutte le ore del giorno e della notte. Chiama i suoi amici, le fa recapitare mazzi di fiori. E di fronte ai rifiuti di Simona di riallacciare il legame, minaccia anche suicidio. Quando lei decide di bloccare i suoi contatti, Marco comincia a seguirla. Ed una sera, all'uscita dal lavoro, è lì ad aspettarla. Lui, in silenzio, la guarda allontanarsi e poi se ne va. Simona adesso ha paura di uscire da sola, perché si rende conto che il comportamento di Marco è sempre più minaccioso ed imprevedibile, ma non se la sente di denunciarlo. In fondo si sono voluti bene e lei si sente un po' in colpa perché adesso sta con un altro. L'amica poliziotta, con la quale Simona si confida, le prospetta un'alternativa alla denuncia querela. Le parla dell'ammonimento per stalking, che lei stessa come vittima può chiedere al questore per le ripetute molestie subite che la intimoriscono e a seguito delle quali è spaventata a tornare a casa da sola la sera. Simona decide di seguire il consiglio dell'amica. Si rivolge a un commissariato di polizia e Marco viene ammonito dal questore e diffidato a cambiare comportamento e a lasciare tranquilla Simona, interrompendo la sua condotta. E gli viene spiegato che nel caso in cui continui a perseguitarla, sarà arrestato. L'ammonimento agli affetti sperati. Marco non solo smette, ma riflettendo sulle condotte tenute, accetta l'invito del questore a seguire un percorso per la gestione delle proprie emozioni presso uno dei centri specializzati convenzionati con la questura, che lo aiuta a non ripetere mai più azioni da stalker. In commissariato capita di frequente di imbattersi in casi come questo. Alle vittime spieghiamo che esiste l'alternativa alla querela per stalking, che è l'istanza di ammonimento al questore. Nel caso della denuncia si aprirà un processo penale che potrà portare a una condanna fino a 6 anni e mezzo di reclusione, mentre nel caso della richiesta di ammonimento si apre un procedimento amministrativo molto più veloce rispetto a quello penale, svolto dalla divisione anticrimine della questura, che si concluderà con l'ammonimento dello stalker a cambiare condotta, a non molestare e a minacciare più né la parte lesa né le persone a lei care, pena l'arresto. Un atto deterrente che abbiamo constatato è molto efficace e che non pregiudica un intervento sanzionatorio in caso di reiterazione della condotta persecutoria. Sempre più vittime lo utilizzano come strumento di tutela. È agile e soprattutto risolve il problema.